alle 16.23 il 25 novembre 2016 sta uscendo il vulcano di Pozzi, sotto la pioggia, sta piovendo, non è una novità, si esce con la pioggia anche, con la neve. Un po' di lento, ma si è ritirato. La visibilità è scarsa anche per la pioggia. Oggi ha un comportamento indeciso, boh. Sta venendo qua, sta camminando verso l'occidente. A mezzogiorno e 45, boh, non ricordo bene, c'è stato un terremoto ieri di magnitudo 2,7. L'epicentro viene dato per dalla parte opposta di questa collina, più o meno. La foresta, leggermente sulla, a sud, sulla destra, la parte opposta. Il terremoto 2,7. Che il terremoto abbia modificato qua l'andamento dei fumi. Che sia stato lui a provocare il terremoto, a questo non lo sappiamo. Anche perché questo esce tutti i giorni praticamente. E ieri non è che fa il terremoto tutti i giorni. Sale, sale. Si decide a fare qualcosa. Vabbè, chiudo io poi. Se sale lo rivio dopo. Per chi già lo conosce, già sa che questa qui è un'uscita anomala, diciamo. Sta fermo, ecco. C'hanno poca pressione, si calze oggi. Secondo me hanno poca pressione, scappano su così, piano piano. Vabbè, quello che doveva fare l'ha fatto, è inutile stare a riprendere così. Oh, questa del bivio sicuramente è una stufa, quindi non mi pronuncio. Se, certo, fa molto fumo pure questa, e questa corrisponderebbe più del vulcano di Pozzi alla foresta là, prima l'ho detto, più a sud, però sarà qualche contadino che brucia qualcosa, non lo so, non mi pronuncio. Proprio vissuto il bivio, a Pozzi è finito. Finito, finito, no, ma comunque.
Boh.